Prima il post della denuncia sulla natura dolosa dell'incendio. Confermata questa ipotesi, sembra dalle immagini delle telecamere che fanno vedere 5 o 6 elementi che appiccano l'incendio. Poi quello della speranza, con un migliaio fra condivisione e mi piace, nel quale si vedono i lavoratori di Arte Carta Italia con un significativo «Noi siamo qui». È la speranza che suona come una promessa che l'azienda, come un'araba fenice, si rialzerà. Raccontata sui social, la vicenda dell'azienda che realizzava imballaggi per pasticceria diventa virale e si trasforma in un messaggio di guerra, così viene detto, contro i codardi che hanno vinto solo una battaglia. Si stimano i danni intanto dell'incendio, fra i 3 e i 5 milioni di euro, mentre le indagini affidate ai carabinieri sono orientate a scoprire mandanti ed esecutori, un lavoro non semplice, ma che tutti sperano arrivi presto alla sua conclusione, come tutti sperano che per questi lavoratori, per l'imprenditore, valga il secondo messaggio fra quelli postati, quello della speranza, e che presto si tornino a vedere non queste immagini, ma quelle che raccontano la produzione dello stabilimento di Scafati, un piccolo gioiello capace di affermare i suoi prodotti a livello nazionale, capace di dare lavoro e futuro a decine di giovani in una terra dove trovarli spesso è difficile, quasi impossibile.